Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi, come promesso, vi faccio il room tour della nostra stanza qui a Budoni in Sardegna. E siamo al resort Ianna e Sole, vi lascerò comunque tutto qua sotto nel box informazioni, e siamo qui grazie ad Amare Italia, che ha organizzato veramente tutto nei minimi dettagli, anticipando addirittura tutte le nostre possibili richieste, quindi sono stati veramente meravigliosi e ci tengo a ringraziare particolarmente Gianluca per essere stato veramente fantastico. Ci stiamo trovando benissimo, oltre ogni aspettativa. Quindi adesso vi faccio vedere prima la stanza, giustamente, poi vi faccio vedere però anche un pochino del resort, così vedete le piscine e tutto quanto. Questo è il resort, ci sono un sacco di casine molto molto carine, c'è una pace con gli uccellini che cantano, è bellissimo, c'è un silenzio. Questa è la nostra stanza, la 438. Adesso entriamo e vi faccio vedere tutto quanto. Entriamo, qui subito a destra c'è il bagno, ma vi faccio vedere prima la stanza e poi arriviamo al bagno. Alle mie spalle c'è la porta d'entrata e qui abbiamo questo piccolo corridoio, appunto l'entrata. Sulla sinistra c'è questo specchio bello grande, fantastico per vedere gli outfit. Qui ci sono, vabbè, le mie cosine, la borsa da mare e varie cosine che mi servono per lavoro. Quindi entriamo nella stanza. Come potete vedere abbiamo un letto gigantesco, king size, e ragazzi devo soffermarmi subito per parlarvi dei materassi, perché in questo resort sono comodissimi, cioè veramente io non dormo mai particolarmente bene negli hotel, ma questo materasso io mi addormento in 2 minuti e se non metto la sveglia non mi sveglio, cioè è fantastico. E questo è, appunto, lo vedete, il soffitto è gigantesco, è altissimo, quindi è molto molto spaziosa. E poi abbiamo anche un altro letto singolo che non ci serve in realtà, ci appoggiamo sulle robe eccetera eccetera, ma così abbiamo la stanza più grande, quindi abbiamo apprezzato un sacco. E mi piace anche tantissimo, devo dire, lo stile della stanza, che fa molto vacanza almeno per me fa molto vacanza al mare. E qui invece, vabbè, qui ci sono i comodini con il telefono per chiamare la reception. Sono anche molto gentili in questo resort, devo dire. Hanno tutto il sorriso, sarà un po' lo spirito sardo che io amo. E questo è il mio comodino. Vi faccio vedere le 3 borsette che ho portato. Questa nuova che avete visto in uno degli ultimi video haul, anzi nell'ultimo video haul, quella di Saint Laurent, che mi avete detto è molto delicata, quindi sto molto attenta a non bagnarla. E, però molto bella. Poi ho portato con me la Chanelina, quella con la sabbia, giustamente perché è molto estiva, quindi in estate la uso un sacco. E poi questa, sempre Chanelina vintage, che è molto più elegante, piccolina, da sera. Quindi 6 letti sono da questa parte, vediamo la stanza da un'altra prospettiva. Lì c'è la porta d'entrata, appunto. E invece direttamente di fronte al nostro letto c'è la scrivania, anche questa molto spaziosa. Lì c'è lo spazio per la valigia, abbiamo anche l'armadio, adesso vi faccio vedere tutto, la TV, che però non abbiamo neanche acceso, che tra piscina, mare e lavoro, perché appunto entrambe abbiamo dovuto portare il computer, non abbiamo assolutamente tempo di guardare la TV. Comunque sì, questa è la scrivania. Il mio computer lo riconoscete subito perché è rosa, la mia agenda, perché appunto qui siamo metà per lavoro, metà per vacanza, ma stiamo anche lavorando molto, quindi è per questo che nei primi giorni non ci stiamo neanche allontanando tanto dal resort per andare a scoprire le spiagge di posti qua attorno, ma da domani iniziamo, abbiamo anche preso la macchina a noleggio, però appunto per farvi capire, ecco, che dobbiamo anche lavorare molto, quindi fino adesso non siamo proprio riuscite a spostarci dal resort. Comunque sì, questa è la scrivania, qui ci sono diverse cosine, i miei trucchi, il mio treppiedi per fare le riprese, anche se l'ha portato anche Laura, quindi adesso abbiamo usato questo, ma sì, poi là sotto, insomma, c'è talmente tanto spazio che veramente non ci serve, quindi
questo è quanto. Da quest'altra parte invece c'è semplicemente il frigo bar, però utilissimo per tenere le bottigliette, insomma, d'acqua al fresco. E qui appunto c'è altro spazio per la valigia, altri due cassetti con tantissimo spazio. All'interno invece qui c'è l'armadio, là sopra ci sono le mie valigie che ho svuotato completamente. Qui c'è l'armadio, è un po' incasinato ma vi faccio vedere comunque. Lassù, insomma, questa è la tuta con cui dovrò tornare a casa. Altro cappello, un sacco di costumi che ho portato. Però quello che ho su in questo momento l'avete visto, è quello di Versace dell'ultimo video shopping, alcuni abiti estivi e poi ho portato altri abiti, tantissimi, tantissimi abiti lunghi che sono la cosa che io preferisco in estate, sono comodi, eleganti e mi stanno bene. Poi questo rosa, quest'altro blu che è più da giorno rispetto a questo che è molto più elegante e poi lo stesso che ho in blu l'ho preso anche in rosso. Qua dietro invece c'è un copricostume molto semplice e poi un altro abito da sera lungo. Quindi adesso possiamo proseguire verso il bagno, lasciamo la stanza alle nostre spalle. Poi vi faccio vedere anche la parte esterna dall'altra parte. Ma appunto adesso torniamo verso l'ingresso e vediamo invece il bagno. Qui c'è la nostra doccia e qui, vabbè, i nostri prodottini, miei di Laura, asciugamani, e da quest'altra parte invece c'è il lavandino. Qui, vabbè, ci sono i sanitari e qui c'è il lavandino con tutti i nostri prodottini. Questi sono i miei, questi sono di Laura. E sì, insomma, già vi ho fatto vedere in realtà alcune cosine che mi sono portata, ma vi faccio vedere anche che ho portato l'autoabbronzante sia per il viso che per il corpo. E poi naturalmente i miei prodotti Yepoda, deodorante, profumo. Ho portato il Je Dior di Dior con la mini boccetta che avevo trovato nel calendario dell'avvento, se non sbaglio. E poi appunto altre cosine, immancabile sempre l'Olaplex numero 6 perché veramente è la salvezza per i miei capelli. E poi anche i miei sieri per le ciglia, rigorosamente non posso andare da nessuna parte senza il mio Revitalash. E poi sto utilizzando anche il Brow and Lash Tox che mi è stato inviato, ma lo applico solo sulle lunghezze delle ciglia e sulle sopracciglia, mentre il mio solito Revitalash invece lo applico sulla base delle ciglia. Questa è la mia spazzola per le extension, già ve l'avevo fatta vedere, una spazzola particolare appunto che bisogna assolutamente usare quando abbiamo l'extension. E questo è quanto. C'è anche il phon, cosa molto importante perché i capelli lunghi. E sì, questo è quanto, insomma. Poi vabbè, spazzolino, dentifricio e questo è tutto per il nostro bagno, che spero si riesca a capire, ma è anche parecchio grande in realtà. Ok, direi che possiamo proseguire adesso che abbiamo visto il bagno, abbiamo visto la stanza, proseguiamo verso la parte esterna. Abbiamo un piccolo terrazzo, una parte esterna molto carina con le sedie. Io adoro la vista, il cielo azzurro, quanto è bello. Ed eccoci qua, qui ci sono le sedie, il tavolino, questa è la vista, ci sono tantissime altre casette, questo resort è molto molto grande. Sentite gli uccellini, il cielo azzurro, guardate che meraviglia ragazzi, il nord della Sardegna. Troppo bello. E questa è la parte esterna, il nostro terrazzino. C'è anche lo stendino, tra l'altro molto molto utile, ho messo ad asciugare soltanto l'asciugamano. E questa è appunto la nostra terrazzina con salottino, poltroncine e tavolino. Lasciamo la nostra stanza quindi e vi porto verso le piscine. Appunto, come vi dicevo, il resort è molto molto grande, quindi ci sono un sacco di casette, veramente tantissime, ma
piscine sono da quella parte, quindi andiamo verso la parte più bella secondo me, quella delle piscine. Vi faccio vedere prima la piscina relax, che è questa qui, e poi andiamo di là dove ci sono le altre piscine, poi lì c'è anche il ristorante e il bar. Qui in realtà c'è un altro bar, lì ci sono tantissime altre casette. Attraversiamo questo piccolo ponte di legno e arriviamo, cioè voglio farvi notare il silenzio che c'è qui veramente. Qui, allora lì c'è il bar, uno dei bar in realtà, e poi da questa parte faccio vedere la prima delle quattro piscine. Eccoci qua, oggi c'è molto vento, devo dire, veramente tanto vento, ma si sta benissimo, altrimenti farebbe troppo caldo. E questa è la prima. Stamattina siamo state qua con Laura, è stupenda, acqua già calda per fare il bagno. Eccola qua. Mi devo trattenere perché vorrei tuffarmi all'istante, mi conoscete, però adesso vi faccio vedere anche le altre. Qui c'è la reception, dove si fa il check-in, il check-out, ci sono le informazioni. E noi proseguiamo da questa parte. Lì c'è il trenino che ti porta in spiaggia, è troppo carino. Questo è il nome del resort, Yanna e Sole. Proseguiamo, ci vediamo anche il trenino. L'hotel ha naturalmente una spiaggia in cui siamo stati, privata, bellissima, che ha 3 minuti. E questo trenino che ci porta. Questa zona è meravigliosa. Qui c'è anche un negozietto se avete bisogno di comprare qualcosina. Lì a destra c'è il ristorante, un altro bar, lì è dove facciamo colazione, pranzo e cena. Qui ci sono le altre piscine, che spero si capisca dal video, ma sono gigantesche, sono tutte molto grandi. Ed eccole qua, questa è quella piccolina, alta 60 cm per i bambini più piccolini. E poi ce ne sono altre due, spero riusciate a sentirmi bene con questo vento. Questa è l'altra. E poi c'è quest'altra che è gigantesca. Eccola qua. E qui ci sono naturalmente tutti gli ombrelloni. Ed eccoli qua, qui sono davanti al ristorante e al bar. E vedete le piscine da qua. Che meraviglia, ragazzi. Io adesso appoggio la videocamera e mi tuffo immediatamente. E questo è quanto mia family per il video di oggi. Come potete vedere mi sono già posizionata a bordo piscina, tra un po' mi tuffo. E noi ci vediamo al prossimo video. Bacio grandissimo e a presto. Ciao!